Buonasera a tutti, Lorenzo Bentivoglio dall'orto urbano oggi, non dalla Contea Mezzaluna. Vedete, questa è la casa che ancora abito, anche se vorrei trasferirmi in campagna per ovvi motivi. E vi voglio portare oggi un video su questa serie dell'orto urbano che è stata un po' lasciata da parte perché ci sono stati parecchi lavori nella primavera 2019 la Contea. E vi porterò ovviamente altri video. Se avete richieste particolari, fatemele. Oggi vi porterò questo bellissimo aggiornamento. E vi spoilerò, vi farò uno spoiler velocissimo su quello che andrete a vedere. Non vi scioccate, perché ovviamente non sarà come l'abbiamo lasciato, ok? Non vi anticipo nulla, ma una cosa che vi posso dire è che queste sono le uniche piantine che pianteremo questa primavera. Ovviamente il plateau era pieno, ho già iniziato a piantarle, sono una quarantina di piantine di basilico e ora vi faccio vedere come si è trasformato il nostro orto urbano. Wow! Lorenzo, ma vi chiederete, Lorenzo, ma che cosa è successo? Hai distrutto tutto? No, in realtà, ragazzi, abbiamo migliorato il nostro design. Ovviamente ho coperto il solco di camminamento al centro del nostro orto per trasformarlo in un parco giochi per i bambini, così che possono stare a contatto con la terra, le piante, riconoscere i frutti maturi, come coglierli, eccetera, eccetera. E andiamo a vedere perché abbiamo fatto alcune di queste decisioni. Ovviamente ricordate che l'obiettivo di questo orto era la perennialità, cioè cercare di creare un ecosistema sostenibile che possa andare avanti il più possibile da solo. Quindi, visto che ora possiamo calpestare all'interno, andiamo a vedere passo per passo quello che sta succedendo. Questo è il nostro melo, Fuji, come vedete finalmente sta vegetando a dovere. Mi ero un po' preoccupato nei 2 anni scorsi perché non riusciva a crescere, ma ora si è acclimatato e sta andando benissimo. Quindi diamo tempo alla natura, ragazzi. Questa è la nostra guava fragola che sta vegetando benissimo. Ricordiamo, scusate il suono delle notifiche, ma purtroppo il telefono, anche questo, porta. E è l'unico albero che ci ha dato dei frutti l'anno scorso e quest'anno sta vegetando, quindi va benissimo. Il nostro susino è una bomba e ci aspettiamo molte prugne nel prossimo anno. Guardate che tronco bellissimo. Questo è il nostro pero che finalmente sta crescendo anche lui, si è acclimatato anche lui, sta crescendo benissimo, sta vegetando. Il nostro limone purtroppo ci sta facendo soffrire anche quest'anno, non riesce a riprendersi, ma lo lasceremo lì, vediamo. Ci sono dei germogli, quindi non è morto, quindi vediamo come andrà. Qui abbiamo il nostro albicocco che sta vegetando anche lui, l'abbiamo potato a dovere, vedete, abbiamo lasciato questo rametto e quest'altro per farli continuare e legare, quindi sta andando tutto per il meglio, anche questo qui, se vedete, e anche questo qui. Se vi ricordate, questo è un sistema a spalliera, quindi lasciare gli alberi bassi, potarli molto frequentemente in primavera per non dargli troppi stress e fare pochi rami, sono 6 rami, ma pieni, pienissimi di frutti. Questo è il nostro obiettivo. Bene, e per arrivare fino all'ultimo albero, che è il nostro pesco. Sta vegetando anche lui, sta un po'. Non è messo benissimo, perché ha avuto un sacco di attacchi di afidi l'anno scorso. Questa primavera non ne abbiamo, ma ci sta facendo soffrire anche lui. Bene, vediamo come andrà. Ora andiamo a vedere perché sono rimasto veramente colpito quest'anno dal nostro orto. Avevo puntato solo esclusivamente, ragazzi, sulle fragole. Ho piantato un po' di fragoline nella precedente irrigazione che avevamo e basta, oltre al basilico che ho preso oggi. E volevo creare appunto un parco giochi con delle fragole da poter far cogliere ai miei bambini. E invece la natura mi ha detto: no, qua è un bel posto riparato,
ottimo clima e quindi ti facciamo una bella sorpresa. E cioè, innanzitutto il nostro prezzemolo si sta autoseminando a bestia. Questo io non l'ho toccato, ragazzi. Questo è prezze il prezzemolo, come sapete, è biennale, cioè non è proprio perenne. Per 2 anni lui vegeta e poi fa i semi e muore. Il problema, cioè che non è un problema, è che i nostri semi sono caduti all'interno dei nostri vasi e sta ritornando a vegetare. Anche qua vedete. Quindi non solo sta crescendo, vedete questa, sta crescendo un po' dappertutto, anche vicino alle nostre fragole. Ma la cosa più allucinante che abbiamo visto con mia moglie è che sta crescendo del pomodoro spontaneo. Vi assicuro, ragazzi, che non l'ho piantato. Queste sono piante di pomodoro che non ho colto alcuni pomodori l'anno scorso, che se vi ricordate, se non ve lo ricordate, vi invito a vedere i precedenti video. Erano su questa parte della palizzata e cadendo hanno buttato semi a terra che stanno crescendo. Quindi abbiamo la nostra seconda generazione adattata, senza acqua, ragazzi, completamente ziccagno, perché se vedete l'irrigazione molto poco andrà a servire queste piante, quindi stanno crescendo autonomamente. Ottimo. Continuiamo a vedere, questa è la nostra pianta di prezzemolo, questo è altro prezzemolo, quella è la fragola che abbiamo piantato. Inoltre abbiamo la nostra Basella rubra, cioè lo spinacio di Malabar, che avendo fatto una miriade di semi sta crescendo autonomamente vicino al prezzemolo, che anche esso si è autoseminato. Basella rubra, guardate che foltezza. Altra basella e un'altra bellissima sorpresa che mi ha fatto la natura sono melanzane spontanee. Lo so, ragazzi, è allucinante. Questa è l'altra basella. Questa è la menta che avevamo piantato e che sta ritornando. Questa è la nostra basella, ragazzi, autoseminata. Una foltezza allucinante. Quindi il nostro orto, ragazzi, autoseminandosi da solo, ci sta fornendo cibo. Questa è la menta che si è autoseminata. Qui abbiamo integrato con qualche foglia di basilico, addirittura, ragazzi, guardate, sta crescendo vicino alla menta una piantina, due piantine di pomodoro. Questo è altro prezzemolo. Qui abbiamo integrato del basilico, questa è altra basella. Ragazzi, questa è una zona ventosa perché il vento, come vedete, si incanala fra le case e quindi tutti i semi che cadono dai nostri frutti e dai nostri ortaggi vanno a autoseminarsi in completa autonomia. Inoltre in semi seccagno, perché molto difficilmente vanno a cadere direttamente nell'irrigazione preesistente e stanno andando avanti da soli, ragazzi, bellissimo. Qui addirittura c'è un'altra piantina di menta. Vi assicuro, ragazzi, che qua io non l'ho piantata mai. La menta è l'unico posto dove l'ho piantata, soprattutto questa varietà che è la varietà Ice, l'ho piantata solo sotto al limone che è dietro la casetta dei bimbi. Vediamo, vediamo. Queste sono spontanee, che non ci interessano ai fini della produzione, ma coprono il nostro suolo. Queste sono altre fragole che ho piantato io. Se non sbaglio, qua c'è un'altra fragola che non ho piantato io, perché lì non avrebbe senso visto che non c'è irrigazione, invece è cresciuta da sola arrabbiatissima perché non l'ho considerata. E questo è il nostro orto, ragazzi. Quest'anno avremo, con la modica cifra di 6 euro di fragole e basilico,
avremo menta, pomodori, eccoli là, melanzane, ecco giù al centro dello schermo, basella rubra, quindi spinaci perenni, menta, prezzemolo, basilico, come già avevo detto se non sbaglio, e qualche frutto forse di guava fragola. Bellissimo ragazzi, bellissimo veramente, ero emozionato e ho voluto farvi questo video. Ora non mi dilungo troppo perché altrimenti già siamo arrivati a 10 minuti e 36 secondi, non voglio appesantirvi con altre informazioni, ma stiamo andando verso il perenne ragazzi. Lasciate i vostri ortaggi, che i vostri ortaggi maturino e cadano dalla vostra pianta perché la natura farà il resto. Ovviamente se volete che in quel punto ritorni quel tipo di ortaggio. Bella, con una bellissima inquadratura della nostra melanzana. Lorenzo Bentivoglio vi saluta. Al prossimo video. Bella.